Dottoressa Ballarini, si trova a Bondi, ovviamente le persone ci fermano anche per la strada, stiamo affrontando un'emergenza abitativa credo che non abbia eguali nel passato. Io non farò nomi, cognomi, indirizzi civici, però abbiamo circa 30 famiglie che hanno uno strato esecutivo, 30, non 2, 3, 30. Abbiamo con minori, con disabili, con anziani a carico. Abbiamo 250 famiglie circa che sono in lista d'attesa di una casa pubblica, quindi comune o altre. Ecco, io mi rivolgo a chi ha la possibilità, vero che noi non siamo proprietari di abitazioni altrui, però credetemi che di queste 30 famiglie che sono in emergenza abitativa che hanno lo strato, molte non hanno lo strato perché non pagano. Molte possono pagare l'affitto, quindi mi rivolgo a chi ha degli appartamenti, delle possibilità, questa è gente che lavora, che può pagare l'affitto, ma che ha uno strato perché i proprietari hanno bisogno dell'abitazione perché il figlio si sposa, ha bisogno dell'abitazione perché serve magari a piano terra perché ha la nonna disabile, cioè ci sono mille motivi. Ripeto, mi rivolgo veramente ai proprietari di abitazioni che in maniera riservata possano andare anche a parlare con l'assessore Maragon, con la dottoressa Ballarini, con i servizi sociali e mettersi a disposizione per aiutare questa gente che ha bisogno. Stiamo parlando di abitazioni e ripeto, diamo priorità magari intanto a chi può pagare gli affitti, perché il proprietario ha paura degli affitti lunghi, lo sapete perché? Perché ha paura di mettersi in casa gente che poi non paga l'affitto, iniziare le procedure di sfratto che durano 2-3 anni, poi se ci sono minori sono ancora più lunghe, quindi i servizi sociali hanno una situazione aggiornata e ripeto, aiutateci, perché stiamo prendendo anche noi decisioni come amministrazione comunale, abbiamo accantonato anche delle risorse per acquistare degli immobili, però ripeto, aiutiamoci, cerchiamo di fare squadra, so che Chioggia è una città dal grande cuore, che l'ha dimostrato molte volte con l'emergenza ucraina, l'ha dimostrato in altre mille occasioni, anche quando c'erano delle emergenze all'estero, con la raccolta di materiali, di fondi, di medicinali, di viveri, però ripeto, è una situazione drammatica, quella che stiamo vivendo quotidianamente. Ecco, aiutateci, scrivetelo bene, a carattere comunitario, come si dice, cioè cerchiamo di aiutarci, se cerchiamo di aiutare queste famiglie che hanno bisogno di trovare anche una sistemazione, famiglie che hanno anche dei disabili al loro interno. Basta. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.